Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con La Voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale dedicata all'attività del Consiglio regionale della Toscana. Si è parlato molto della riforma dello Statuto regionale, una modifica che consentirebbe di fatto di allargare la squadra di governo del Presidente Eugenio Giani, una modifica che è stata al centro del dibattito politico e che è stato deciso di rinviare a settembre. Su mia proposta e secondo quanto previsto dal regolamento interno è stato deciso insieme a tutti i capigruppo di calendarizzare la riforma dello statuto nella prima seduta utile di settembre del Consiglio regionale. Così il presidente dell'Assemblea legislativa della Toscana, Antonio Mazzeo. La vicenda è stata terreno di dibattito sia tra le forze di maggioranza che fra quelle di opposizione. È una riforma che non ci ha mai convinto, che io in prima persona ho contrastato dal primo giorno. Ritengo che non sia opportuno in un momento in cui c'è la pandemia, in cui c'è da fare i vaccini, c'è da riaprire le scuole, da dare sostegno al mondo economico, pensare a aumentare di 5 le postazioni di governo della nostra regione. Per carità, è legittimo pensarlo, non metto in dubbio chi aveva avanzato questa proposta. Ritengo che non è il momento opportuno, noi siamo contrari, abbiamo sempre fatto una battaglia politica, io in primis, e siamo contenti che in questo momento si sia ritirata dalla discussione. Ci è stato detto se ne parlerà dopo l'estate, un mese dico io è lungo, è passato un anno a quel punto, noi avevamo detto che in questo momento non era opportuno. Se poi sarà un mese o sarà un altro anno, arriveremo a metà mandato, non è un problema. Secondo me gli assessori, i consiglieri e le persone che hanno degli incarichi sono un numero congruo per garantire un buon governo della Regione Toscana. Misuriamoci sul buon governo della Regione Toscana e non sul numero delle poltrone. Allora, guardate, la vicenda statuto è una vicenda estremamente surreale, perché siamo partiti da una proposta della giunta regionale che prevedeva l'aumento degli assessori, quindi l'aggiunta di un assessore in più, la possibilità per il presidente della giunta di prendere un sottosegretario anche esterno al consiglio, quindi un'altra persona che non faceva parte del consiglio regionale e che sarebbe entrato all'interno del consiglio regionale percependo uno stipendio da consigliere regionale, e poi un allargamento dell'ufficio di presidenza, quello a costi zero. Quando c'era questa proposta sul tavolo, quindi con 3 poltrone in più, tutte e tre decisamente ben remunerate, la maggioranza era favorevole e l'opposizione era contraria. Poi dopo abbiamo lavorato, ci siamo venuti incontro, abbiamo smussato gli angoli. Per quanto mi riguarda, era e resta inaccettabile il fatto che in questo periodo storico si possa pensare all'aumento di poltrone fuori dal Consiglio regionale, perché credo sia una follia. Siamo arrivati a una proposta di riforma praticamente a costo zero, perché il presidente della giunta può scegliersi dei sottosegretari, ma può prenderli per forza tra i consiglieri regionali, cioè tra persone che sono già elette e quindi retribuite per fare consiglieri regionali. Idem per l'ampliamento dell'ufficio di presidenza. Quindi siamo riusciti, cancellando il non assessore, quindi siamo riusciti a produrre una proposta di riforma a costo zero. Non appena la riforma è diventata a costo zero, una parte di maggioranza si è messa a gridare allo scandalo che volevamo aumentare le poltrone. Secondo me lì il problema è un altro. Lì il problema è che c'è una parte di maggioranza che voleva aumentare le poltrone in maniera retribuita, magari avendo già il bigliettino in tasca con nome e cognome delle persone da nominare. Hanno capito che non faremo nominare nessuno esterno al Consiglio regionale, perché su questo l'opposizione farà le barricate, e allora ci si inventa di essere contrari alle riforme che allargano chissà cosa. Però è veramente un'assurdità. Erano favorevoli quando c'era da nominare persone con stipendi in più, sono contrari oggi che la riforma è a costo zero. Nell'aula del Consiglio regionale si è parlato anche del Green Pass, il nuovo strumento varato dal governo per gestire l'emergenza coronavirus e dare anche una nuova spinta alla campagna vaccinale. La posizione della Lega sul Green Pass è che così com'è non va bene, va sicuramente rivisto. In particolar modo dobbiamo tener conto in Toscana del fatto che noi siamo comunque sempre l'ultima regione tra le 20 d'Italia per somministrazioni di vaccino effettuate a ciclo completo, quindi le due dosi,
e soprattutto siamo sempre nelle ultime posizioni per quanto riguarda le dosi consegnate e le dosi somministrate. Quindi serve sicuramente una spinta in più sulla campagna vaccinale in Toscana, come purtroppo abbiamo vissuto in questi mesi. La Toscana è sempre rimasta vincolata da quell'errore iniziale di non vaccinare da subito i più fragili e gli ultraanziani. E il Green Pass così com'è non va bene, va sicuramente rivisto, non possiamo essere favorevoli a questa disposizione così com'è. È stato importante rimodulare l'utilizzo del Green Pass così come è stato rivisto dal governo centrale. Sottolineo però che perché questo Green Pass possa essere uno strumento di sicurezza e non di limitazione per le persone, deve essere fondamentale che le regioni mettano a disposizione la possibilità di vaccinarsi per tutte le persone, per tutti coloro che lo vogliono. E devo dire che da questo punto di vista ci sono stati molti intoppi in Toscana per quanto riguarda l'accesso alle vaccinazioni, e questo quindi ha creato una discrepanza in pratica tra quella che è la volontà di molte persone e quello che in realtà è stata la condizione in cui ci siamo trovati. Ma noi abbiamo sempre sostenuto che dal momento in cui uno si vaccina, quel vaccino deve portare anche alcuni benefici. Ci sono i benefici personali, i benefici che riguardano la collettività, ma quel beneficio però deve essere anche un beneficio che ti consente di andare in alcuni luoghi. Naturalmente noi siamo fermamente contrari al Green Pass per entrare nei bar e nei ristoranti, anche perché ci siamo posti un tema. Io vado, sono vaccinato, ho il Green Pass, vado a mangiare, ma dovrei avere anche la certezza che camerieri, cuochi, pizzaioli, ho la stessa certezza, devono avere il Green Pass. Invece così non è, non so se sono vaccinati e non so nemmeno se sono tamponati. Però quello strumento può essere uno strumento utile, per esempio, per entrare nei teatri, per entrare nei cinema, cioè per garantire a quei luoghi che sono stati chiusi fino ad oggi di avere una capienza piena. Guardate, gli aerei entri o con il Green Pass o con il tampone, ma lo fai a capienza piena. Non si capisce perché se uno è tamponato non ha il Green Pass può andare a un teatro a capienza piena, può tornare al cinema a capienza piena, può andare a degli eventi sportivi a capienza piena. Allora sì, questo ha un senso. Naturalmente rimane per noi la libertà dell'individuo di scegliere, con la consapevolezza che dove finisce la tua libertà inizia quella dell'altro. Se uno non si vuole vaccinare ha tutto il diritto di non vaccinarsi, ma naturalmente deve avere anche delle restrizioni alla sua circolazione, perché più ci vacciniamo, lo dimostrano i dati che abbiamo di fronte oggi, più facile sarà tornare ad una vita normale, il che consentirà di tornare alle attività commerciali a vivere. E poi rimane l'altro grande tema, che è quello della scuola. Noi auspichiamo davvero che non ci sia più la didattica a distanza, per questo siamo favorevoli anche alla vaccinazione per i professori, per garantire ai ragazzi di tornare in aula e di tornare in sicurezza. In prospettiva futura il Consiglio regionale ha dato il via libera al DEF, il documento di economia e finanza regionale, uno dei principali strumenti di programmazione di governo del territorio. Il quadro economico e sociale generale, la manovra finanziaria per il 2022 e il piano di razionalizzazione delle società partecipate sono queste le tre grandi aree di analisi alla luce delle quali il Presidente della Commissione Affari Istituzionali e Bilancio, Giacomo Bugliani, ha sintetizzato i contenuti del documento di economia e finanza regionale 2022 che dopo l'approvazione di tre emendamenti presentati dal gruppo PD è stato approvato a maggioranza dall'Aula consiliare. Il Consiglio regionale ha approvato il documento di economia e finanza per l'anno 2022, che è il principale documento programmatorio per l'attività di governo della Regione Toscana per il prossimo anno, un atto programmatorio che dovrà essere integrato dalla nota di aggiornamento al DEF che arriverà in autunno e che deve comunque saldarsi con un quadro che non è ancora propriamente integrato, poiché la parte programmatica di questo documento ha bisogno di ancorarsi al piano regionale di sviluppo che al momento non è ancora stato posto all'attenzione del Consiglio regionale da parte della Giunta. Inutile dire che il quadro nel quale si inserisce questo documento di economia e finanza è un quadro estremamente complesso, derivante dagli effetti della pandemia,
alla luce del quale è difficile anche calibrare esattamente quale potrà essere la manovra per l'anno 2022. L'unica certezza che ad oggi abbiamo è che quella manovra non potrà comportare degli aggravi fiscali a carico dei cittadini, perché questo sarebbe incompatibile con le prospettive di ripresa dell'economia che tutti ci auguriamo possano esserci alla fine della pandemia. In ogni modo c'è una parte importante di questo documento che si occupa delle società partecipate della Regione Toscana, soprattutto quelle che presentano profili di criticità, evidenziando una serie di aspetti che consentano di superare queste problematiche quanto prima possibile nell'interesse stesso dei servizi che queste strutture erogano. Il documento di economia e finanza quindi dovrà necessariamente anche essere integrato da una serie di valutazioni, soprattutto anche date dalla capacità che dovrà avere la Regione Toscana di poter contribuire ai cofinanziamenti necessari per l'adozione di misure che vengono dagli investimenti comunitari. Il Consiglio regionale ha quindi approvato questo atto, facendo un atto di fiducia nei confronti dell'amministrazione regionale, in attesa che arrivi la vera e propria programmazione del piano regionale di sviluppo, che credo attenda l'aula del Consiglio regionale nel prossimo autunno. E intanto si avvicina l'inizio del nuovo anno scolastico, se ne parla non soltanto in termini di sicurezza relativi soprattutto all'emergenza coronavirus. Infatti il Corecom Toscana insieme al Consiglio regionale ha proposto una sorta di patentino da rilasciare agli studenti per certificare la loro capacità di saper navigare sui social network. Un patentino digitale per trasmettere ai ragazzi le competenze minime necessarie per navigare in rete e nei social network con consapevolezza e responsabilità e definire un uso autonomo e personale della rete. Questo è l'obiettivo del percorso formativo di 10 ore rivolto agli studenti delle prime classi delle scuole secondarie di primo grado promosso dal Corecom. Al termine gli studenti entreranno in possesso di una sorta di abilitazione di navigatore esperto. Abbiamo davvero tanto da fare, ringrazio il presidente del Corecom, Menzo Brogi, perché ormai da tempo sta portando avanti una battaglia, quella di cercare di educare i ragazzi all'utilizzo della rete. La mia generazione, io sono arrivato a Pisa nel 1996, avevo 19 anni e non avevo uno smartphone. Oggi i ragazzini a 9-10 anni, non appena vanno alla scuola media, hanno già in mano questo strumento che gli consente di accedere dovunque. La cultura dell'utilizzo della rete, la cultura dell'utilizzo di questi nuovi strumenti digitali è qualcosa che dovremmo fare da subito ed è per questo che ringrazio per questa idea molto bella che è stata messa in campo. Ognuno di noi deve lavorare per costruire la Toscana del futuro. Una Toscana del futuro è fatta di ragazze e ragazzi consapevoli dell'utilizzo delle tecnologie. Sempre più nel futuro noi vivremo con i robot che cammineranno insieme a noi, con l'intelligenza artificiale che guiderà la maggior parte delle nostre scelte, e credo che dovremmo formare ragazzi e ragazzi più giovani a non subire le tecnologie ma a indirizzare l'utilizzo delle tecnologie per dare risultati concreti per migliorare le nostre vite. Anche per la rete è bene che la scuola dia la possibilità di formare per arrivare ad un esercizio che consenta di avere un patentino per l'uso dello smartphone. Allora assieme all'Istituto degli Innocenti, assieme alla Polizia Postale, assieme al lavoro che viene fatto con le scuole, abbiamo avviato questo esperimento. Siamo partiti da San Casciano, da Cavriglia, da Follonica, da realtà in cui erano nate delle situazioni di disagio per i ragazzi. L'esperienza è un'esperienza molto forte, molto bella, molto ricca. Abbiamo detto perché non farlo in tutte le scuole della Toscana, 420 istituti di media inferiore, oltre 3.000 gli studenti che noi vorremmo arrivare in 2 anni con la formazione degli insegnanti, dei ragazzi e anche un contributo ai genitori.
Si chiude qui questo appuntamento con la voce del Consiglio. Vi ricordo che è possibile seguire l'attività del Consiglio regionale della Toscana anche sul sito www.consiglio.regione.toscana.it. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento a nostra compagnia.